Vi dico la verità, sono emozionato. Sono emozionato. Fino a un minuto fa ho avuto le lacrime, una lacrima mi è scesa dall'occhio. Perché oggi ho visto qualcosa di spettacolare. Finisce qui, 6-1 Juventus-Salernitana di Coppa Italia. Siamo ai quarti di Coppa Italia, giocheremo i quarti contro il Frosinone giovedì prossimo. Ma a parte la qualificazione al turno, il 6-1, cosa ho visto? Che gol di Timothy Weah, bravissimo Weah. Primo gol con la maglia della Juventus, tira una bomba al 90esimo, fa un gol spettacolare e poi un altro gol di Ivis. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati con il canale YouTube, io sono C29 e oggi ragazzi siamo qui in un nuovo video, nuovo post partita di Juventus Salernitana di Coppa Italia. Finisce qui 6-1. Piccolo recap prima di iniziare con il video, però vi invito come al solito, lasciate tutti quanti like, iscrivetevi che dobbiamo arrivare ai 400 iscritti il prima possibile e poi commentateci un attimo la vostra opinione sulla partita. Allora, dopo 2 minuti segna Ikwemesi 0-1, dopo 10 minuti Miretti 1-1, al 34esimo Cambiaso 2-1, al 53esimo Rugani 3-1, al 74esimo autogol di Bron 4-1 su un bellissimo tiro di Yıldız, 87esimo Yıldız fa un gol spettacolare, un'azione spettacolare, io sono sempre più innamorato di questo calciatore. 5-1 al 90esimo, una bomba di UEA 6-1. Questo è un attimo il piccolo recap a livello di gol. Ma io mi sono innamorato perché primo tempo, primi 10 minuti giochiamo male, giochiamo malissimo i primi 10 minuti, prendiamo un gol assurdo su un errore di Gatti, però eravamo ancora freddi, quindi vabbè, ci sta, non voglio dare colpa a Gatti, non pensiamo più all'errore. Dopo 10 minuti riusciamo a reagire, troviamo un grande gol con Miretti, poi proviamo a reagire. Al 34esimo troviamo il gol con Cambiaso, bravissimo Cambiaso, è stato veramente un bellissimo gol. Poi fine primo tempo così e così, secondo tempo entriamo in campo, facciamo il devasto. Si è visto proprio la differenza dei due livelli, perché la Juventus oggi è stata una squadra fortissima, la Salernitana, con tutto il rispetto che ho per la Salernitana, per i componenti della Salernitana, per i tifosi della Salernitana, per le persone da Salerno, per tutte le persone che volete, la Salernitana non è una squadra Serie A. Io non riesco a trovare colpe a Pippo Inzaghi, perché una squadra con Ikwemesi, Stewart che non riesce neanche a fare un controllo, non può essere colpa dell'allenatore. Comunque parliamo del nostro Juventus, io mi sono innamorato perché appunto c'è stato un brutto inizio e poi c'è stata una buona reazione verso la fine del primo tempo e poi tutto il secondo tempo. Però parliamo un attimo di Yıldız, parliamo di Kenan, perché io sono innamorato ragazzi. Secondo gol con la maglia della Juve, ma cosa abbiamo visto? E non è neanche partito titolare, è entrato al 70esimo, al 74esimo causa il gol del 4-1 grazie a un suo tiro, a una sua giocata, perché poi Bron la spedisce in rete, si fa un autogol pazzesco e poi l'87esimo trova il gol del 5-1, un gol a dir poco spettacolare. Ma proprio in generale, cioè io domenica, nella gara del 18 proprio contro la Salernitana Salerno, me lo aspetto titolare e mi aspetto che faccia benissimo. Uno o due gol anche domenica da Yıldız, me li potrei aspettare, è stato veramente bravissimo, veramente mi sono sempre più innamorato di questo calciatore. Poi complimenti, come detto anche all'inizio, tanti tanti applausi anche a Timothy Weah perché è stato bravo a trovare il primo gol, anche zittito un po' tutti quelli che lo stanno criticando, è stato bravo Timothy. E sulla partita riesco a dire veramente poche cose, l'unica cosa che mi viene da dire è che questa partita a me è sembrata diciamo l'amichevole, sapete l'amichevole che c'è stata ad agosto prima dell'inizio del campionato, la Juventus contro Juventus Next Gen, che è finita 8-2, mi sembra 8-1, 8-2, ecco, ho visto più o meno la stessa cosa, un'amichevole, a me è sembrata un'amichevole. Poi appunto l'unica cosa che riesco a dire sulla partita, le uniche cose che riesco a dire appunto il livello clamoroso, la differenza clamorosa che c'è fra Juventus e Salernitana, e appunto che abbiamo iniziato male, poi dopo i primi 10 minuti siamo riusciti a reagire, abbiamo fatto il devasto. Sono veramente molto molto contento, sono contento anche perché ha debuttato anche Nonge Buende in prima squadra. Detto questo ragazzi, sono gasato, grazie, grazie mille ragazzi che ci avete portato ai quarti finali di Coppa Italia. Detto questo io vi ringrazio, vi invito come al solito like, iscrizione e commentino. Noi ci vediamo domenica sera alle 20, 20:45 con il post partita di Salernitana Juventus di campionato. Bella ragazzi, fino alla fine, forza Juventus e grandissimo Kenan Yıldız. Andiamo ragazzi, fino alla fine.